La maggior parte delle persone che si approccia al trading finisce per cominciare a fare trading sul mercato del Forex e dei CFD, perché sono senza dubbio quelli più accessibili alla massa, proprio perché i broker offrono delle leve impressionanti che ti permettono di fare soldi, però possibilmente anche con poche decine, se non centinaia di euro. Ecco, il mercato del Forex e dei CFD è un mercato non regolamentato, è un mercato non centralizzato, però ci sono anche dei mercati centralizzati e regolamentati. E scegliere di tradare nei mercati regolamentati o nei mercati non regolamentati ovviamente ha dei pro e ha dei contro. Io personalmente non mi ero mai posto il problema del dovrei tradare su mercati regolamentati o non, finché non ho conosciuto gli smart money. Smart money alla fine non vuol dire niente, vuol dire denaro intelligente. E buona parte dell'operatività smart money sta nel comprendere che l'andamento dei prezzi non è una cosa fine a se stessa, ma esiste, ok, la price action, i prezzi, proprio il grafico, esiste in funzione di un flusso di ordini, cioè di ordini buy e ordini sell, e quindi di queste due forze, domanda e offerta, che si contrappongono e spostano il prezzo a rialzo o a ribasso. Però alla base di tutto c'è il flusso di ordini. Alla base di tutto ci sono i volumi, ok? Infatti un tipo di analisi molto valida è quella volumetrica, ok? O l'analisi della profondità di mercato, il market depth, che va proprio a vedere l'order book, quindi il libro degli ordini, e come è distribuita la liquidità, ok, veramente, all'interno dei vari livelli di prezzo. Ecco, quindi applicare i concetti smart money, quindi l'analisi della liquidità, l'analisi dei volumi, l'analisi del flusso di ordini, ecco, farlo sul Forex, farlo sui CFD, ha palesemente dei grossi limiti, ok? Ecco, in questo video vorrei rendervi più consapevoli di quali sono questi limiti e quali sono i pro e i contro di operare in un mercato decentralizzato, non regolamentato come quello del Forex o di CFD, rispetto a farlo in un mercato centralizzato, in un mercato regolamentato, in un mercato come quello dei futures, in un mercato come quello della borsa, ok? Ciao, io sono Andrea e benvenuto o bentornato su Stealth Retail. In questo canale, se non si era capito, parliamo di trading online, buongiorno, e sino ad oggi ci siamo sempre focalizzati sul mercato del Forex e dei CFD. E abbiamo sempre cercato di portare i concetti più validi per tradare su questi mercati. Quindi l'analisi della price action pura, l'analisi supply demand e l'analisi smart money. Quindi l'analisi del flusso di ordini istituzionali e delle manipolazioni di mercato. Abbiamo fatto già un delirio di video, vatteli a rivedere perché c'è un bel percorso completo. Anche se non sai niente di queste cose, partiamo dalla base e arriviamo fino alle cose più avanzate. All'inizio ho deciso di creare questo canale per portare finalmente dei contenuti seri sul trading online, quindi non un classico corsetto gratis di analisi tecnica o a pagamento di analisi tecnica classica, ma portare concetti vincenti effettivamente nel mercato del Forex senza che dobbiate pagarli migliaia di euro da non so quale guru, che poi tra l'altro i corsi di trading non servono a niente, sappiatelo, ne ho fatti tanti e ve lo posso assicurare, un corso di trading non ti insegna a fare trading, il trading lo impari facendo, ok? Quindi in modo pratico, non la teoria e un video corso fermo lì che ti spiega, ti va a analizzare nel passato e guarda qui è successo questo perché era successo quest'altro, grazie al cazzo sono bravi tutti. Quindi ecco, se vuoi investire nella tua formazione e avere un aiuto effettivo per il tuo trading, opta per delle live mentorship, ok? È così che ho imparato a fare trading io e tutti gli altri ragazzi di Stealth Retail. Quindi se vuoi della formazione pratica di qualità sugli smart money, sulla price action, sulla liquidità, eccetera, eccetera, ti lascio un link utile in descrizione che ti porta all'accademia dove io e i ragazzi ci formiamo attualmente. Ecco, quindi quello che doveva essere solo un canale YouTube dove c'era un corso di trading gratuito con concetti della Madonna per metterla in quel posto a tutti i vari guru, alla fine è diventato un fantastico progetto di gruppo che abbiamo abbracciato io e tutti i miei amici, praticamente i miei migliori amici, tanto che ci siamo trasferiti tutti quanti alle Canarie e stiamo costruendo la nostra community di trading di cui siamo super fieri. Tra l'altro vatti a vedere il video che abbiamo fatto che racconta proprio questa storia. Quindi se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e clicca la campanellina e vai a dare un po' in generale un'occhiata a tutti i contenuti di questo canale. Detto questo, bando alle ciance e andiamo a conoscere quali sono i pro e i contro tra mercati regolamentati e non. Dunque, la prima differenza tra i mercati regolamentati e non regolamentati è proprio il fatto che uni sono regolamentati e gli altri no. Ma cosa si intende per regolamentati? Ecco, questo ce lo dice il testo unico della finanza, che è il nostro testo di riferimento per quanto riguarda la regolamentazione dei mercati finanziari in Italia. Di fatto i mercati regolamentati essenzialmente devono avere, secondo la normativa diciamo dell'Unione Europea,
una normativa di riferimento innanzitutto, devono avere una regolarità negli scambi e nella fissazione dei prezzi, ok, nei criteri di fissazione dei prezzi, e hanno dei particolari obblighi di trasparenza, ok, e di comunicazione dei vari dati di mercato, ok, alle autorità competenti. I mercati regolamentati invece no. Quindi sicuramente i mercati regolamentati sono mercati più trasparenti. E trasparenti, al di là degli obblighi formali, ok, vuol dire anche che nei mercati regolamentati, ad esempio, noi abbiamo accesso a tutti i dati sul flusso di ordini. Abbiamo la possibilità di vedere effettivamente il flusso di ordini, i volumi, ok? E questo nel trading può fare una differenza clamorosa, perché abbiamo delle informazioni che semplicemente sui mercati non regolamentati non abbiamo, perché i mercati non regolamentati sono opachi e sui mercati non regolamentati c'è un'altissima asimmetria informativa. Cosa vuol dire che c'è un'asimmetria informativa? Cioè che la maggior parte dei trader sui mercati regolamentati non hanno accesso alle stesse informazioni che magari si possono avere sui mercati regolamentati, come proprio il flusso di ordini o i volumi. E questo rende i mercati non regolamentati molto più difficili da tradare magari dei mercati regolamentati, anche perché, come nel Forex, possono essere più facilmente manipolati proprio grazie alla simmetria informativa che c'è. Quindi nei mercati non regolamentati tanto i broker quanto i big player, le grandi banche, avranno a disposizione molte più informazioni di quelle che abbiamo noi sul flusso di ordini e quindi potranno fare delle decisioni di investimento molto più informate rispetto alle nostre. E anche per questo i mercati non regolamentati sono molto più spesso manipolati e manipolabili da parte dei big players. Altra differenza fondamentale è il fatto che nei mercati regolamentati tradi contro il mercato. Quindi su un mercato regolamentato che è centralizzato, ok, proprio perché è centralizzato, vuol dire che c'è tutto il mercato lì, che tutti gli investitori sono su quel mercato là. Ad esempio, per quanto riguarda i futures, per esempio dell'S&P 500 o anche di USD CAD, anche di futures del Forex, vengono tradati sullo Chicago Market Exchange, per esempio. Quindi tu sai che pagando una fee mensile puoi avere accesso ai dati del Chicago Market Exchange e avere tutte quelle informazioni, ok, che nei mercati non regolamentati non puoi avere, perché i dati sugli ordini non passano tutti sullo stesso mercato, ok, ma passano tutti da un network enorme di broker, di banche, e quindi sono molto opachi anche da questo punto di vista. E appunto proprio perché sono così decentralizzati, ok, tu non tradi contro il mercato, quindi non tradi contro tutti gli investitori che scambiano, che tradano all'interno di uno stesso exchange, ok, ma nel 99,9% dei casi tradi contro il broker. E ricordiamoci che noi siamo in altissima asimmetria informativa contro il broker, perché il broker ha molte più informazioni di noi, specie sugli ordini dei propri clienti e sugli ordini poi del resto, ok, dei broker e delle varie banche, dei mercati interbancari. E questo è un gran problema, perché come abbiamo visto sul video su come si sceglie un broker, ok, sulla verità sui broker market maker, la maggior parte dei broker ti fanno da controparte alle operazioni. Quindi se questo sei tu, ok, in un mercato regolamentato vai a tradare direttamente con il mercato, ok, e semplicemente l'exchange ti mette in contatto con tutto il resto del mercato, ok, il mercato, quindi tutto il resto degli investitori. Mentre sui mercati non regolamentati, nel 99% dei casi, anche con dei broker ECN, molto spesso, tu vai a tradare contro il broker, ok? Quindi è il broker che fa da controparte alle operazioni, non il resto degli investitori, ma è il broker, e quindi il broker avrà su di te un potere che magari il resto del mercato non ha, e ha anche il potere di controllare lo spread e i prezzi, ok? Perché può anche fare requoting, e se per caso gli gira che ci sono troppi livelli di stop loss o troppi livelli di entrata a mercato o uscita a mercato in perdita su un determinato livello di prezzo in tutti i propri clienti, ok, molti dei suoi clienti magari dei broker hanno gli ordini in questa zona qua, magari farà una cosa chiamata spread widening, ok, alzerà lo spread per andare a prendere tutti quegli ordini, o farà requoting, quindi andrà a modificare leggermente, ok, il prezzo di un determinato asset per andare a prendere tutti gli stop loss dei vari clienti, ok? Quindi il broker è in conflitto di interessi con te e con tutti i propri clienti. Poi un altro grande vantaggio, come abbiamo detto, è che ha senso utilizzare i volumi.
ha senso utilizzare i volumi sui mercati regolamentati, quindi anche volume profile o volumi tick eccetera eccetera, ha senso utilizzarli perché hai effettivamente i veri dati sul flusso di ordini, ok? Non ha senso, ok, non ha senso utilizzare i volumi sul mercato del Forex, perché i volumi che tu hai a disposizione tradando contro il broker sono i volumi relativi ai clienti di quel broker. Un'altra cosa che quindi puoi utilizzare nei mercati regolamentati è l'order book, quindi puoi avere accesso al libro degli ordini, ok? Quindi puoi vedere come si muove la liquidità, ok, e dove sta la liquidità grazie all'order book e al market depth. Un esempio è Bookmap, ok? Bookmap è proprio la mappa del libro, ok? La mappa del libro degli ordini. È un programma che praticamente ti dà sia uno storico che una mappa attuale degli ordini che sono presenti sul libro degli ordini. Ovviamente non tutti gli ordini sono presenti sul libro, però è già un'informazione molto molto utile, quindi ti fa veramente una mappa della liquidità, ok, che chi trada smart money nel mercato del Forex deve farla sul grafico della price action, il che è problematico e ovviamente approssimativo. Quindi non puoi usare l'order book. Nei mercati regolamentati puoi fare un'analisi dettagliata della liquidità, mentre sui mercati regolamentati l'analisi della liquidità è approssimativa. Dall'altro canto è anche vero che nei mercati regolamentati è necessario un capitale più alto, mediamente, e le leve disponibili sono tendenzialmente più basse. Mentre sui mercati non regolamentati puoi tradare con piccolissimi capitali e hai a disposizione leve spropositate. Ok, hai anche a disposizione leve 1 a 500, 1 a 1000, ho anche sentito 1 a 3000. Vabbè, comunque questi con broker offshore, in teoria dovresti avere una leva massimo 1 a 30, ok? Che da un lato può essere un vantaggio, ok? Per chi sa fare trading bene, le leve sono un vantaggio, avere una leva alta è un vantaggio, però questo diventa una trappola per chi non sa tradare, perché rischia molto più facilmente di bruciare tutto il proprio piccolissimo capitale, mentre se uno va a tradare con un capitale bello alto, tendenzialmente è più competente o comunque si informa di più, ok? Quindi queste sono le principali differenze tra i mercati regolamentati e i mercati non regolamentati. Ci sono forse più pro da un certo punto di vista sui mercati regolamentati. L'unico pro probabilmente dei mercati non regolamentati sono le leve spropositate che hai, ma solitamente sono uno specchietto per le allodole che utilizzano i broker per accaparrarsi il più possibile clienti, ok, che clienti perdenti, ok? Ecco, quindi queste sono le principali differenze tra i mercati regolamentati e i mercati non regolamentati. Personalmente io ho sempre fatto trading sui mercati non regolamentati e rendendomi sempre più conto dei limiti che ho cominciato a interessarmi anche ai mercati centralizzati, ai mercati regolamentati, proprio per tutte le cose che abbiamo visto oggi, ma anche perché potrebbero anche darmi una mano nella mia operatività sui mercati non regolamentati, quindi magari avere accesso ai volumi futures sul Forex, ok, e ai dati appunto del flusso di ordini e della liquidità sul mercato del Forex nei futures, però, ok, può darmi delle informazioni molto importanti da poi applicare eventualmente anche sul mercato reale del Forex, sul mercato, diciamo, over the counter OTC del Forex. Quindi mi sto anche informando sul panorama italiano e internazionale, su quali sono le informazioni più valide, se c'è della formazione valida e che strategie eventualmente si possono implementare sui mercati regolamentati e non. Quindi sicuramente vi terrò aggiornati. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina se volete una notifica appena esce un nuovo video. Lasciate like se vi è piaciuto il video. Vi ricordo inoltre di seguirci su Instagram, perché pubblichiamo delle chicche di trading, dei concetti di trading super super interessanti e utili per il trading online sui mercati non regolamentati in questo caso, ma perché no anche sui mercati regolamentati, perché sono comunque dei concetti di price action che sono un po' universali. Per questo video è tutto, vi saluto, vi saluta Bull, la nostra carissima mascotte, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!